Salve, signora Sonia Mandolini. No, scusate. Ancora giornalista spagnola, ma io che male ho fatto. La signora, che l'altra volta ha intervistato, quindi non capisco perché è tornata, scrive, una giornalista molto importante, una periodista spagnola che scrive sul gruzzoletto di Alicante. È il gruzzoletto è stato, sì, corretto. Che è curiosita dal nostro paese. Sì, molto curiosa. Per esempio, una cosa che suscita tanta curiosità nei giornalisti stranieri, sì. Per esempio l'Indipendente scrive, gli italiani con Tangentopoli hanno cacciato dei furfanti per sostituirli con persone altrettanto piene di magagne. Però gli italiani sono tutti contenti, questo fa sì che l'Italia sia un paese che a noi risulta veramente strano, un paese veramente curioso, veramente formidabile, divertente. Sì, strano, sicuramente strano. Siamo un paese strano, però signora io l'avverto, io l'altra volta ho accettato, sì, l'intervista, pensavo fosse chiuso, mi faccio anche intervistare, sì, però per piacere, non urti la nostra sensibilità, no, no, claro, non no, ci no, offenda per no, piacere, no, perché no, lei l'altra volta ha offeso l'italiano, strano, adesso strano, già strano, ha cominciato male, mi scusi essermela, però insomma un po' di spirito di patria, lei ha detto la gente piena di magagne, ah, sì, sì, su, sì, che adesso ha detto? Che la magagne, beh, i motivi sono tanti, per esempio una cosa che non si è mai capita bene è questo rapporto di Silvio Berlusconi con la P2, una cosa che sempre ancora difficile da chiarire. Ancora con questa P2. Sì, cioè, se ne è parlato molto, però io credo che in questo momento volevo avere un suo commento su questo documento che mi è capitato di rileggere, questo piano di rinascita democratica di Licio Gelli, un documento pubblico che si può leggere dove si vuole, e mi sembra che ci sono tante affinità con l'epoca moderna, con l'epoca che le cose che sono successe. Per esempio qua dice, nel caso che le attuali formazioni politiche non avessero la necessaria credibilità esterna, usare strumenti finanziari per l'immediata nascita di nuovi movimenti. Per esempio, poi per esempio più avanti dice, indispensabile per la riuscita dell'operazione la costituzione di club di natura rotariana, molto strano, molto simile, c'è una certa affinità con la cosa. Poi per esempio qua continua, dissolvere la Rai TV in nome della libertà d'antenna, e poi continua, dice, fare delle TV private a catena in modo a controllare l'opinione pubblica e media del paese. È strano, è veramente una cosa strana, cioè, ma questo Gelli era veramente quasi un indovino, chiamo dalla nostra democratica, ma dove si trova questo? È una cosa pubblica, io l'ho comprato al giornalaio, però diciamo anche nel, possiamo prendere anche, si può chiedere anche in Parlamento una cosa. Per esempio qua dice, comprare uno o due settimanali da contrapporre all'Espresso, Panorama e l'Europeo. Strano, no? Poi dice, programmi a medio e lungo termine prevedono anche alcuni ritocchi alla Costituzione. Ah, questo diceva Gelli. Beh, la cosa strana è che mi sembra che proprio adesso questo governo sta proponendo dei ritocchi effettivamente alla Costituzione senza formare la Costituente. Strano? Senta, guardi, forse, ma sembra, non è certo, comunque, guardi, noi siamo stanchi, io glielo dico veramente, che lasciamoli governare, che facciano, guardi, noi non abbiamo più la forza, non ne possiamo più, e cioè, queste persone, il governo vuole ritoccare la vostra Costituzione e voi dite soltanto siete stanchi? Mi sembra una cosa molto strana. Io direi soltanto... sveglia, beh, stanno ritoccando la Costituzione. Non si può vedere un popolo così, dove sta la macchina, dove sta la macchina? Sveglia, anche voi a caso, beh, stanno ritoccando la Costituzione. No, non si può vedere un popolo così, ramollito. No, sveglia! No, signor Gelli, non diavolo? Si permette. Lei che cosa fa? Viene dalla Spagna a lanciare anatemi? Oh, ma questo poi è un varietà, senta, io veramente... È un varietà? Allora, sì. Vuoi sentire una buona? Beh, stanno ritoccando la Costituzione. Aspetta che la spiego anche al mio collega. A Fulgen Zeigen se deve scendere un Costituzione e dice per do tuoi per noi per tuoi per no, scusi, lei ha offeso, che ha detto? Glielo dico il giorno di legge di Costituzione, vigila, risulta della mia ordine, no. Che cos'è qua? Pieno di giornalisti stranieri, ma che siamo circondati dalla stampa straniera? No, non volevamo offendere, non volevamo offendere. Ma lei sta offendendo, mi scusi. No, assolutamente. Ha detto Ben Zeigen. Zeigen, Ben Zeigen, no. Ma non è possibile, scusate, ma l'Italia è un paese serio, mica il paese delle barzellette. No, claro, non è... ma insomma!